Are you a man? Yes. Cosa nasconde l'app maledetta di Talking Ben? Ti dice che un demone possegga questo strano cane. Guardategli lo sguardo e guardate le dannate smorfie che fa. Quanti poveri bambini ha traviato con il suo silenzio di tomba. Si dice che questo cane non sia un cane normale, ma bensì un uomo molto malvagio. Sarà vero? Sarà falso? Oggi io, Detective Gabby, lo interrogherò. Ma per questo compito non sono da solo. Ho qui il mio aiutante! Let's go! È lui! Però, questa volta no, ho bisogno di rinforzi! Rinforzi! Aiutante numero 3! La nostra nuova aiutante ci aiuterà oggi a scoprire il mistero di Talking Ben. Togli il giornale, abbi rispetto! Abbi rispetto! Che qua ci sono nuove persone. Allora, interrogatorio. Boom! Colpo in gola. Cosa facevi alle 3 di venerdì sera? Pugno in gola di nuovo. Allora, lui è una cassaforte. Lui è un animatronico, vero? Secondo te, tu mi avevi detto prima di iniziare, quando lo studiavi, Five Nights at Freddy's, lo sapete tutti, fa paura, ci spaventa assai. E questo qua mi sembra un animatronico. Io lo leggo dagli occhi. Quindi, secondo me, la combinazione per aprirgli la tuta è: clicca il piede destro, clicca una mano, clicca un'altra, tocca lì il naso. Non lo puoi accarezzare, puoi solo pestare. È un gioco. Aspetta, poveri bambini. Aspetta. E il pugno in gola finale. Eccolo! L'avete visto! Avete visto per un attimo! Per un attimo si è vista una cosa! L'avete visto? L'hai visto? L'ho visto! Oh! Manesco. Mamma mia, ragazzi! Molla quel giornale, lurido! Non abbiamo finito! Rispondi al telefono, c'è il telefono. Bang. Rispondi al telefono. Arrabbiatissimo. Oh, deficiente. Mostra il lato cattivo di sé. Guardami, ci ha chiuso in faccia. Lo senti? Ci prende per il muso. Prendi in giro. Balla sto giornale. Come sei antipatico? Tipatico. Oh, ma non erano risate nostre. Queste. Oh, da dove sta copiando? Ma erano. Ha preso le risate di prima. Sta prendendo tutte le cose di cui abbiamo già parlato e ce le sta risputando fuori. Sei un lurido, sei un malvagio, sei un pezzo di erba. Io ti spacco di botte. Mangia un po', vediamo. Fagioli in scatola. Quindi sappiamo il cibo degli assassini, dei serial killer. Fagioli in scatola. State attenti. Guarda che rutta! Manco il Galateo ha imparato. Vedete, mangiare fagioli. O ti escono dal sedere o dalla bocca, però ti escono sempre boiate. Calmati. Ma se io lo chiamo qua. Ma se io lo chiamo, aspetta. Allora, come stai? Aspetta. Sei un uomo? C'è un animatronico dentro di te? Sì, è un bel sì. Allora, aspetta. Are you a man? Yes. Stanno impazzendo. Cazzo, no, bisogna parlare in inglese perché questo cane capisce solo sta lingua. Are you evil? Bella risata. La risata da malvagio ce l'ha, cacchio. La risata da malvagio ce l'ha. Have you kidnapped any children? No. Almeno questo. Have you killed anybody? Già questa è una risposta che lascia interpretazione. Do you kill cats? Oh, no. Fagli una domanda anche tu, Ian. Do you like me? Vabbè, basta. Scortese del cacchio. La cosa più strana di sto tizio è che l'app ti chiede il consenso della videocamera, del microfono, delle credenziali, del tuo conto in banca, di tuo numero WhatsApp. Ti chiede tutto. Infatti le persone hanno paura che ti spii.
E cioè, secondo me questo qua è come un'intelligenza artificiale sotto forma di cane che spia le nostre azioni. Però devi pensare che hanno messo più animali. Esatto. Come gli animatronici. Esatto, anche quello, vedi? Vedi. Tutto combacia. Con le app, per le bambine, per le bambine, per i grandi, per tutti, per queste... i piccoli. Esatto, hanno pensato a tutti perché vogliono controllare il mondo. Questo è un controllo globale. Questo è creato dalla CIA, FBI, Area 51. Secondo me, nella realtà, tutte e tre le hanno creato queste cacchio di app per controllarci. Riprendiamoci il nostro potere del popolo. Oh cacchio. In prigione, così dovrebbero stare, in prigione. Mamma. Talking Angela, la prima, colui che... Con lei. Che ha dato vita a tutto questo. Guarda, anche lei, gattina. Intanto tutte che... Ma perché se parlo non mi ascolta? Ciao. Perché se parlo non mi ascolta? Ciao. Non è isterica, una gattina isterica questa. Volevi. Oh, hai visto? È zebbizzata. Oh! Che mosse per i Ha riso, ci sono due piccioni che si sono ammazzati, si sono scontrati. Lei... Però il problema, guardategli gli occhi. Analyzing, ragazzi. Mettiamoci tutti in modalità analyzing. Analizziamo, zoom. Era un tondino. No! Siete cascati, no! Zoom di più. No, ragazzi, quello è un uomo. Aspetta, quello è un uomo. Vedi la testa qua. Vedo la testa, sì, è la testa, c'è un uomo. Guarda, ha fatto su. Lo sa, lei lo sa. Però vediamo un po' cosa fa lei. Allora, qua cos'altro c'è? Ah, gli puoi muovere il coso del caffè. Ah, gli puoi anche... Ah, lei non la puoi picchiare perché le donne non si picchiano, giustamente. Le donne non si toccano anche con un fiore. No, ragazzi, cosa gli hai toccato? No! Cosa mi stai dicendo? Non volevo prendergli la mano e dargli un bacino dicendo? Come la regina. Così volevo fargli. Piedino. Ha fatto come se quando tocchi l'acqua fresca. Anche lei c'ha il COVID, porca zozza. Se tocco gli occhi, cosa succede? L'uomo è Talking Ben. No, ma ragazzi, un bambino che avrebbe giocato sto gioco gli sarebbe preso un infarto, Ne abbiamo ancora uno, però. Andiamo su Talking Tom. Tom and Friends. Allora, dov'è Tom? Tom? Lui è interattivo, gli puoi fare di tutto. Sì, vieni fuori. È uscito da una scatola. Allora, era un barbone. Ho fame, andiamo in cucina. Perché era un barbone, tipo in scatola, viveva poretto. Deve mangiare per crescere. Allora, diamogli da mangiare. Trascina il cibo nella mia bocca. Oh, ma fai... Cane. Allora. Quello è più creepy. Mangio l'anima. Eminem. Adesso mi faccio fare Eminem. Mi metto la musica. Dopo aver reppato un po' di fragole. Aspetta. Però se lo devo dire che devo fare pipì. Con una fragola, amore. Aiuto. No. Basta, mi sta morendo. No, con quella faccia. Bagno. Sì. Aiuto. No, guarda, raga. Giratevi. Oh, hai finito? Aiuto. Voglio giocare, andiamo in soggiorno. Ma io sono sua mamma. Ha finito? Sì. Sì, ho bisogno di sentirti. No! Non puoi. No, perché? Però questo, dai, è già meno maledetto. Ecco, questo non lo voglio più vedere. Aspetta, ce n'è ancora uno maledetto. Ce n'è un ultimo maledetto. L'ultimo di tutti. Guardalo! Tentato omicidio! Voleva rompere la quarta parete. Voleva prenderci, ammazzarci tutti con gli artigli perché abbiamo insultato papà e mamma. Voleva rompere. E vedi, lo dice anche lui. Vuole te. Vuole mangiarmi? Sì. Mamma mia, che scoreggia.
Comunque avete capito, Talking Tom è un bastardo. Cioè nel senso, ragazzi, no, in quel senso che è un meticcio tra Ben e Angela. Quindi lui è il figlio uscito male, con qualche problemino, come abbiamo visto. Angela ha visto un uomo, e quell'uomo era, secondo me, Talking Ben. Sì, perché poi veniva, quando gli toccavo l'occhio, che cercavo di scoprire l'occhio sinistro, però. Quando l'occhio sinistro cercavo di toccarglielo, vedete, lei cadeva e arrivava il cane, che non voleva che noi capissimo il segreto. Ben invece, quando tentiamo di chiamarlo, è l'unico che risponde alle nostre domande. Però avete visto i suoi occhi come erano? I suoi occhi erano così, di rabbia, pieni di iniettati di un dolore, iniettati proprio di cattiveria. Secondo me, Tom, Ben, Ben è un assassino. Ha costretto Angela, cioè l'ha presa in moglie con la costrizione. Quindi stiamo... Allora, comunque avete capito, sono tutti dei figli di brava donna. E ora cancelleremo ogni app, non la voglio più vedere, disinstalla. Cancellato, eliminato. Talking Tom, eliminato. Per adesso siamo salvi, la maledizione è stata spezzata. Però ragazzi, se volete scaricare questi giochi, attenzione, non dategli vostra carta di credito, microfono, mamma, papà, niente. State attenti e se vedete cose strane fatemelo sapere, chiamate il mio numero, commenti. Cioè il mio numero è i commenti sotto il video e mi scrivete: Gabby, Gabby, ho visto una cosa strana, aiuto! E io verrò subito a salvarvi, a scrivervi nei commenti. Non posso far niente, disinstalla il gioco. Sei fregato. Sei fregato. Normalmente non dovrebbero far niente, però se fanno robe strane ditelo a vostra madre e cancellate l'app. Queste sono le cose che abbiamo scoperto oggi. I vostri detective, lui e lei e io abbiamo scoperto il mistero. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao.